La vita del Brahma è di 100 anni, Brahma, ciascuno dei quali ha 360 giorni Brahma, non 365, 360 giorni Brahma. Durante ciascun giorno Brahma, Vishnu, colui che preserva e protegge il mondo, ammicca con gli occhi 1000 volte. Ogni volta che le sue palpebre si aprono, appare un universo. Ogni volta che dura, attenzione, questo è il diverso, per 12.000 anni divini. Da un'esperienza precedente che non è stata abbastanza soddisfacente, oppure che è stata ripetuta tante volte da poter creare nuove esigenze. Allora, l'esperienza precedente era quella ovviamente della conferenza tradizionale, quella che si fa, che si vede normalmente. Noi l'abbiamo praticata per moltissimi anni all'interno di un gruppo che era quello della Società Filosofica, e poi dentro questo gruppo è nata l'esigenza di una comunicazione diversa. È una comunicazione che forse diversa in che senso? Beh, intanto rompesse un po' l'aria dell'accademia, che era conferenza sempre, poi mettesse a contatto abbastanza con il pubblico, forse cioè dedicata e pensata per un gruppo piccolo di persone, e forse poi anche pensata in termini molto, come si può dire, di contatto con il pubblico, cioè c'è una grande libertà di parola lì dentro, come si è visto, no? Si può discutere, ecco, cioè non che in una conferenza non si possa, ma c'è sempre una specie di filtro, no? Che separa, diciamo, chi parla da chi ascolta. Mi è stato anche chiesto più di una volta, io personalmente sono molto contraria, penso che la libertà in tanti casi sia un po' vicina anche a una forma di improvvisazione, ma non so se è vero, ma insomma a me sembra che sia così, cioè che se io comincio all'inizio dell'anno so già cosa farò tutto l'anno, sono già stufo quando ho cominciato.